Il signor Bonaventura e la tragedia del Titanic. Qui comincia la sventura del signor Bonaventura, che per forte mal di denti soffre spasimi e tormenti. A imbarcarsi egli è costretto, in America diretto, per andare a consultare un dentista d'oltremare. Va spedito il bastimento verso il suolo americano, fino al tragico momento dello schianto sovrumano. Entra l'acqua dappertutto, non c'è niente più d'asciutto. E tra urla e gran spavento, si affonda in un momento. Su una zattera bagnati, dal destino risparmiati, due superstiti sperduti, ora attendono gli aiuti. Ma una sorte più tremenda si direbbe che li attenda. Già due giorni sono trascorsi e non si vedono soccorsi. Ma è un segnale quel che appare, dove il cielo tocca il mare, ed accorre sull'istante all'appello il comandante. Fu la benda mossa al vento a causare l'intervento dell'intrepido equipaggio che ha compiuto il salvataggio. Perciò il compagno di naufragio, ritornato al suo palagio, premia, in ottima misura, il signor Bonaventura. Se ti è piaciuto questo video, iscriviti al mio canale per vederne altri.